Buongiorno, eccoci qua, siamo in diretta, siamo live dalla stanzetta di Casassante e siamo in attesa di accogliere con noi Malika Ayan per un incontro che speriamo sia per tutti divertente e interessante quanto basta, e quindi attendiamo l'arrivo di Malika per essere tutti insieme. Sono contento di essere con voi oggi in diretta, vi ricordo che domani, per chi c'è e avrà tempo, alle 11 saremo in diretta con Francesca Michielin, quindi saremo contenti anche di parlare con lei, mentre oggi appunto raccontiamo la nuova avventura di Malika Ayan, un album nuovo che ha presentato in questi giorni dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, album nuovo che si chiama Manifesto, siamo particolarmente attenti e quindi vediamo, di cui siamo, come dire, particolarmente curiosi, scusate, e quindi vediamo cosa riusciremo a ricavarne dalle chiacchiere con lei. Stiamo aspettando che lei si colleghi, nel frattempo vedo che arrivate in tantissimi, ho gli occhi in giù come vedete perché sto leggendo man mano quelli che entrano e partecipano alla diretta per riuscire a capire quando arriva anche Malika e farla partecipare, farla entrare con noi. Nel frattempo, come vedete, siamo nella mia cameretta, Allen Ginsberg alle mie spalle, i Chicago 7 per essere più precisi ancora, un poster di un concerto di Dylan, poi Grace Lick e la nostra amatissima cantante Jack Kerouac che vedete qui su, ancora poeti beat da qualche parte, i Beatles ovviamente, un Elvis Presley. Speriamo che tutti questi ci facciano compagnia nell'incontro con Malika, che noi appunto siamo in attesa di vedere arrivare con noi oggi pomeriggio. Cosa dire? È la prima di queste dirette, speriamo di farne altre con altri artisti che ci diranno di sì e che vorranno, come dire, chiacchierare con noi in questi pomeriggio, in queste mattinate, come accadrà domani mattina, perché appunto ci incontreremo con Francesca Michielin al mattino, e possono diventare una serie di appuntamenti, spero per voi, sufficientemente interessanti, e quindi attendiamo l'arrivo di Malika per partecipare, per chiacchierare con lei di questo album nuovo. Nel frattempo vi dico anche le cose che, come dire, ci riguardano più direttamente. Come sapete c'è una pagina Facebook e una pagina Ecco da Malichessa che è arrivata e che facciamo entrare. Buongiorno, allora aspettiamo che si colleghi pian pianino, vediamo mano a mano se riusciamo ad averla con noi in diretta. Eccoci, buongiorno. Ciao Ernest, come stai? Molto bene, gran piacere vederti, immagino che tu sia stanca visto che hai una giornata particolarmente piena di impegni. Però sono felice, sembra la mia festa, infatti. Meno male. Cioè, va bene così e mi diverto da morire. Domani, quando avremo il momento, no, il vacui, no, l'horror vacui dell'uscita, sì, certo. Lì ti richiamo e vediamo. Sì, anche perché è meglio, perché oggi ti sarai abituata a centinaia di domande con tutti i giornalisti che ti fanno, peraltro chiediamo tutti le stesse cose, quindi non è che è particolarmente vivace. Quindi speriamo, spero di cavarmela meglio io, quindi di farti sfuggire la noia per questi minuti che passiamo insieme. Allora, faccio una dichiarazione d'amore diretta, così almeno non c'è dubbio. Trovo che la canzone che hai presentato a Sanremo sia un ottimo punto di sintesi di tante cose che tu hai fatto nella vita e che questo album più completo le racconti ancora meglio. Allora, dopo tanti anni, tanta musica, tante ricerche, tante passioni, tanti sentimenti, tante svolte, cosa vuol dire, perdonami l'idiozia, essere Malika Ayan oggi per te? Ma sai, allora c'è una strana serenità, dovremmo trovare un neologismo, e tu che conosci la lingua molto meglio di me. Magari. Però è proprio come se tutte le Maliche che insieme ho conservato, perché alcune, no, le ho anche lasciate andare, che non è, insomma, non erano proprio una vera rappresentazione di me, convivessero tutte in questo enorme condominio e stanno tutte benissimo tra loro, ed è una sensazione bellissima. È come se finalmente il fatto di non essere definibile soltanto con, no, in un preciso modo, il mio non essere tutta ad un pezzo, come si dice, ma fatta di tanti pezzettini, avesse finalmente un senso, e ho trovato il modo di viverci senza sentirmi in colpa di questo, no? Poter assecondare
gli umori, i gusti, le manie, gli istinti, ed è proprio bello, bello, bellissimo. Quindi è in Senti, pace allora, la forse. domanda che viene naturale è cosa ti è successo, cioè cosa che ti ha permesso finalmente di fare questa sintesi tra le tante maliche? Allora, sono stata obbligata dalla pandemia, banalmente, perché io sono una che al primo segno di perplessità partiva, andava da qualche parte, che fosse in auto, in moto, in aereo, cioè un modo lo trovavo per andare via. Ero molto bulimica, cosa che ancora sono rispetto alle esperienze, no? Sono proprio affamata di vita, però in qualche modo non mi concedevo il tempo. Di fare dei veri bilanci, di analizzare con serenità, no? Ero solita o accusarmi o perdonarmi troppo, più accusarmi che perdonarmi, ad essere sincera, però sempre in corsa, sempre in apnea, quindi stare ferma per forza mi ha permesso di guardare le cose con un pochino più di gusto, suonare di più, studiare, ricominciare a leggere. Sono tornata un po' come quando avevo Senti, vent'anni. appunto, dato che io ho la fortuna di conoscerti da un bel pezzo, penso, credo, almeno sentendo il disco, perché poi non ci siamo parlati, ci siamo parlati un po' prima di Sanremo, ma abbastanza poco, credo che alla fine l'idea che ti diverta, mi sembra che ti piaccia, quella di essere uscita fuori dal cliché di Malika Ayane, cioè quello che la gente si aspetta che tu sia. Allora, uscire da un'immagine così forte come la tua, comunque, in qualche modo è faticoso, o comunque è problematico, suppongo, la raffinata Malika Ayane. Cioè, Esatto. esatto. Allora. Una volta l'hanno chiamata la condanna all'eleganza, no? Me la Esatto, disse una persona per cui. che non è Esatto, che. male, però è comunque una Però, condanna. esatto, e quindi soprattutto nei miei anni berlinesi, in cui mi trovi alle 7 di mattina che esco da qualche posto Certo. disastrato e dici, cioè, come. E mi sentivo quasi in colpa, no? Di non aderire sempre perfettamente a quella immagine. Però appunto, che fatica è stata l'uscire da quello che alla fine, da una parte sì, è un cliché, e quindi se vogliamo è prevedibile e capisco che possa averti limitato, ma dall'altra è anche una parte di te stessa mica poco rilevante. Cioè. Esattamente, no, ma è stato esattamente come quello che ti dicevo prima, cioè iniziare a guardarsi un attimo da fuori e dire sì, tu sei in percentuale un po' di questo, un po' di quello, ti piace Tom Waits, ma ti piacciono anche i Clash, quindi non è che devi essere per forza una cosa sola, me lo sono detto con una serenità incredibile e dopo averne sofferto, perché il tour di Domino quando andavamo nei club a fare i disgraziati in trio con solo chitarra e batteria e Uno mi dei migliori tour dicevano che tu ma abbia fatto, peraltro, lo sai, bellissimo, è cioè, stato è così, bellissimo obiettivamente, sì. e quindi a convincere che, cioè, che ero credibile anche a fare quello e per fortuna, no? Poi le persone sono attente, se ne accorgono. Insomma, è stato più difficile arrivare a concedermi il processo che poi uscirne e poi quando tu fai le cose con convinzione poi per fortuna succede che viene riconosciuto intorno e quando viene Esatto. riconosciuto è bello, Ma è quelli che bello. sono intorno a te, come hanno preso questa uscita di Malika da Malika per ritrovare Malika? Beh, c'è sempre la fase un po' di preoccupazione, poi però dopo tutti questi anni si sono detti, cioè fin qui quando si è messa in testa una cosa ha avuto Cioè, gli abbiamo dato senso. retta fino adesso, diamogli retta ancora. Esatto, e comunque ancora, cioè esatto, non si è fatta arrestare perlomeno. Non è No, male. non potrà Senti. andare così Ha male. contato in qualche modo l'esperienza, dato che hai collaborato con altri autori, ma tra virgolette giovani, perché in realtà con la Pesce di Martino Sono li più vecchi annoveriamo di tra i me. giovani, ma sono due vecchi, ma al di là di questo, però collaborare con altri ti ha aiutato l'occhio, l'apertura, lo sforzo che hai dovuto fare per confrontarti con una generazione completamente nuova che hai fatto con X Factor, cioè quella finestra che hai dovuto aprire comunque. Ti è tornata alla fine molto utile in questa rivisitazione del mondo? Assolutamente sì, anche perché mi sono accorta che tante cose che io do per scontate, no? Perché io quando avevo 19 anni facevo ascolti di un certo tipo, percorsi di un altro tipo, mi sono accorta che non è assoluto quello che io E no, conosco. certo. No, ma perché ho sempre pensato che uno che vuole fare il musicista si approccia alla musica in un certo modo? Invece mi ha un pochino risvegliata rispetto al fatto che le possibilità sono infinite, no? Tanto per cambiare. E che soprattutto quella ormai è una realtà talmente radicata per cui cioè mi sono trovata io più ingenua, più.
dei ragazzi di 20 anni, ed è abbastanza singolare se Però, ci pensi, eh. ma ti ha sorpreso questa realtà, appunto, o bene o male ti aspettavi, adesso fammi fare un discorso più lungo. Tu fai parte di una generazione di mezzo, no? Tra quella dei grandi cantautori e quella odierna dei giovani, diciamo, rivoluzionari o ribelli, o comunque giovani, cioè diversi. E quindi hai un pezzo della cultura, della musica, del rapporto con la grande canzone dei grandi padri che ti sei portata dietro nella tua esperienza, ma anche obiettivamente una vicinanza culturale con quelli più giovani, che è naturale. Allora, questo passaggio quanto ti ha aiutato a costruire Manifesto, che appunto è un'espressione molto forte di te, ma anche con una generazione di cantautori o di autori diversi da quelli che hai frequentato prima? Ah, Complicato, no? no, 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 affatto. La verità è che mi sono accorta che abbiamo tutti gli stessi sentimenti, ma che li manifestiamo e li scriviamo nelle canzoni tutti in un modo diverso. E quindi la lezione di quelli più grandi di noi è che per fortuna hanno già scritto Rimmel, hanno anche già Ma scritto certo. Imagine, no? Che le cose veramente irripetibili le hanno già fatte tutte. E quindi noi possiamo permetterci di divertirci. E soprattutto, e qui magari mi arriveranno gli insulti, ma c'è talmente tanta robaccia in giro che non Assurdo, sarà, no? Che quindi tutte non c'è queste dubbio. pippe, no, che mi sono fatta, oddio, quello non si può fare perché non sei all'altezza, c'è anche meno, no? Cioè, che c'era una grande libertà. E lavorare con gente come appunto di Martino e Colapesce, oppure Leopari, che sono, no, loro forse le entrate più Certo, più nuove, no? Di nuove, questo. infatti. Ma anche lavorare con Rocco Rampino, no? Che lui, cioè, arriva dalla storia da DJ, da produttore, Totalmente in cui diversa, infatti. totalmente diverso, ma perché quello che vuoi lo puoi fare. E quindi io, forse saranno complici gli studi classici, mi sono fatta un sacco di pippe inutili No, è tutta la vero, vita, però, è ma sono vero. servite, sono Però servite. pensi che questo sia anche dovuto al fatto che il mainstream non c'è, cioè esiste perché c'è sempre, è ovvio. Le radio in qualche modo lo creano, un mainstream che va per la maggiore. Però è anche vero che appunto le piattaforme, Spotify, i concerti, cioè il fatto che si suoni un sacco dal vivo, abbiano abbattuto finalmente il concetto di mainstream. Per cui non puoi essere né contro né dentro, sei quello che sei, cioè, che è Esattamente, diverso, no? e io non vedo l'ora che ricomincino i festival perché, sai, cioè che lo dico sempre, mi sono trovata una volta che sono corsa da Tyler the Creator a Dariel Pink, e Certo. dopo che la sera alle 7 ero a vedere i Belle Sebastian su un palco enorme, e, no, e ti dici wow, cioè non è, sono tutte realtà che possono convivere serenamente, non è che una debba essere necessariamente superiore ad Ma un'altra. secondo Cosa te vuol perché in dire Italia è superiore? così, perché secondo te in Italia è così difficile? Cioè, un festival come il Primavera Sound, appunto, che citavi, ha di tutto dentro, dall'artista ultra pop a quello ultra d'avanguardia, e nessuno si fa problemi del fatto che siano sullo stesso palco. In Italia ci stiamo arrivando. Io penso che l'edizione di Sanremo di quest'anno rappresenti in piccolo, in centesimo, come ti pare, però rappresenti questo. Si va da Orietta Berti ai Come Cose, e possono convivere. È giusto che convivano sullo stesso palco. Allora, ma noi siamo un paese un po' troppo conservatore. Cioè, tu oramai questo ambiente lo frequenti, la musica la conosci, e il mondo della musica italiana lo conosci. Non è un po'. Non è stato fino adesso un po' troppo conservatore. Più che altro impaurito, io temo, sai, perché anche nell'organizzare i festival, cioè da una parte ci trattiamo troppo male, io penso, Certo, no? sicuro. E no, non Ci ci consideriamo sottovalutiamo, abbastanza, no? A infatti, me è è vero. capitato di suonare in festival europei e proprio di ricevere dei complimenti sentiti, tanto che non ci credevo, dicevo, ok, cioè ti ha dato la mancia qualche mio parente per farmi sentire con una maggiore autostima. Però siamo abituati a darci proprio delle gran zappate sui piedi e non credere abbastanza in noi stessi, tanto che poi cerchiamo di imitare gli altri, quando invece abbiamo delle cose veramente Totalmente entusiasmanti. nostre, infatti. Esatto, e quindi con un pochino più di lentezza, secondo me, insomma, ce la faremo. Quindi sarà, no, bello, che ne so, invitare al Miami gruppi considerati, no, per tardoni, e così come alla rassegna super intellettuale delle cose che apparentemente intellettuali non lo sono. Cioè ci incaselliamo un po' tanto, non è che siamo Manifesto è fatto conservatori. così. Manifesto è fatto così, cioè passi da sensazioni e emozioni molto diverse mantenendo radicalmente il tuo stile, cioè si può fare senza tradire l'esistenza di Malika,
alla fine di un Esattamente, discorso così ampio. sì. Ma sì, proprio serenamente, cioè secondo me, credo che le giovani generazioni dei veri ventenni, no? I giovani veri intendo, Sì, non noi, cioè non non io quelli, almeno, io sono molto più ma vecchio anche neanche di te, io. quindi. Cioè, credo che loro ce l'abbiano, sono molto più avanti da questo punto di vista. Loro sono quello che sono e lo dicono senza, possono fare dei grandi proclami della loro personalità. Magari sono altrettanto insicuri per altre cose, perché poi la vita Certo. è tremendamente difficile sempre, però li vedo che sono molto più rilassati nell'essere esattamente quello che sono. Quindi conto tanto sui prossimi passi perché la musica sia, come in tutto il mondo, libera di esistere per quello che è, senza aspettare che sia qualcun altro a riconoscerne l'autorevolezza. Senza dubbio. Senti, però il titolo è molto chiaro perché è un manifesto di Malika. Allora, che ti piace di questo disco? Cioè, cos'è la cosa che tu vuoi affermare di più con questo disco? Qual è il manifesto di Manifesto? Ah, che mi sono Ovvio, questa era divertita un facile. sacco, che mi sono divertita tantissimo, non ho neanche discusso mai con i miei produttori, cioè, ho chiesto delle cose, non ho avuto neanche paura di essere, che ne so, antipatica nel dire che una cosa non mi piaceva, perché io comunque, poi avendo lavorato con i grandi, c'è cioè sempre questa cosa del prima inginocchiati sui ceci, poi Certo. preoccupati di come chiedi le Certo. cose, e, cioè, ho messo al centro di tutto esattamente quello che mi andava di fare, e così con questo atteggiamento così positivo tutti quelli che hanno lavorato con me mi hanno dato il meglio di loro, e infatti è un'opera corale che... per cui io sono proprio grata. Cioè, è così, alla fine una piccola metafora della vita. Tu dai il meglio e ricevi il meglio, non c'è E niente da ricevi il fare. meglio. Sì, a meno che tu non abbia Senti, sfiga, io ma quella è un'altra sentendo. storia. No, vabbè, ma quello è tutto quello che non dipende da te, non dipende da te. Quindi la famosa battuta, se c'è soluzione, di che ti preoccupi? Ma se non c'è soluzione, di che ti preoccupi? Per cui, Esatto. allora, quello che risalta molto nel disco, però, è che non hai rinunciato alla musica, che nonostante tutto rimane la tua grossa passione. Certo, i testi, certo, l'interprete, la cantante, per forza di cose, perché è la tua. Come dire, il tuo mestiere principale, però la tua attenzione ai suoni e alla musica, alla produzione ti ha sempre reso diversa da quasi tutte le tue altre colleghe. Allora, in questo disco, a mio avviso, il lavoro attorno alla produzione, al suono e alla ricerca è anche più attento, persino nelle cose apparentemente più leggere, cioè non hai messo da parte un'attenzione al suono che è sempre stata, come dire, lì la raffinata Malika, non è andata via, o no? Ah, ma, no, ma per forza, se no non. Guarda, inizialmente volevo fare un disco con 3 strumenti, poi ho parlato a lungo con Antonio Filippelli, che giustamente lui fa il produttore, io faccio appunto la musicista, faccio un altro lavoro, e mi ha dato la sua visione insieme a Daniel Bestonzo, che è l'altro produttore, di come arricchire questa cosa dei 3 strumenti iniziale, per cui ogni sfumatura avevo un senso, proprio perché non ce l'avrei fatta a fare un disco che no, cioè, mi sarei sentita male. Chiaramente l'abbiamo registrato in condizioni decisamente più avverse rispetto ai Ah, miei certo. precedenti album, perché non si poteva andare da nessuna parte, non puoi neanche chiamare tutti i collaboratori che vorresti, e quindi abbiamo fatto quella cosa della necessità che diventa virtù. Virtù. Cioè, studiandoci ogni sfumatura che potesse avere senso con Io l'ho il trovato molto, per assurdo, più ricco di altri tuoi dischi precedenti, cioè la varietà di suoni, la ricchezza di suoni, la ricchezza musicale, appunto, che permette sì. però alla tua voce di fare quello che gli pare. Cioè, alla fine, Esatto, se non hai esatto. una base sufficiente per poter cantare come vuoi, non canti come vuoi alla fine, o no? Ma esattamente questo, abbiamo rimesso la voce al centro, no? Prima abbiamo registrato tutto, la voce con un pianofortino, e poi, e poi intorno ci abbiamo costruito Un questo mondo. mondo meraviglioso, adatto, non senza mai esagerare, tanto che abbiamo tolto, abbiamo continuato a togliere, come diceva Yves Saint Laurent, no? La perfezione è quando non hai più niente da togliere, non quando non hai più Certo, niente da assolutamente. aggiungere. Senti, come sta, la domanda super ovvia, ma dato che siamo con un sacco di gente che ci sta seguendo e che ringrazio per essere qui con noi oggi, è come è stato Sanremo? Noi ci siamo sentiti prima e durante, però sono curioso di sapere com'è dopo, cioè, a conti fatti, che esperienza è stata?
Ma sai che la sogno più o meno ogni 2 notti? Questo è fantastico. È un Davvero. incubo o un bel sogno? Perché, guarda, c'è sempre quell'ansia di dover andare e stanotte ho sognato che non trovavo più i vestiti e dovevo andare a cantare e non trovavo gli abiti. E io sentivo la diretta e c'erano Neri, Marco Re e Gino che erano sul palco Pacifico e, non, Certo. e io non capivo che cosa dovessi fare. Però mi dicevo, ma scusate, ma se ho già messo tutti i vestiti, perché devo cercare i vestiti per andare sul palco? Vuol dire che saremo, io l'ho già fatto. No, cercavo di dare una Certo. spiegazione razionale, invece, ecco, Giusto. quindi questo è quello che è stato il Sanremo per Ma è me. curioso, non è male questo, devo dire, è veramente Sì, strano. ne Io ti parlerò dico con che è la mia stata. terapeuta. Infatti, no, è questo è male. Sono curioso, però a questo punto ne approfitto, tanto siamo solo io e te. Cioè, ma in realtà quanto conta la tua, perdonami la domanda veramente forse inconsueta, ma non voglio chiederti se vai appunto da un terapeuta, ma quanto conta l'analisi che fai su te stessa per arrivare a un punto come quello di oggi? Cioè, io ti conosco, ripeto, sufficientemente, non benissimo, ma so che tu ragioni un sacco su tutto. Per arrivare a un disco come Manifesto e a un brano come quello di Sanremo, allora, dell'impeto e dell'immediatezza e della spinta hai parlato, ma quanto ragionamento c'è stato dietro? Cioè, quanto hai rotto il cazzo a te stessa discutendo con Una te stessa marea. per arrivare a questo? Tanto, tanto, infatti sai anche che ci metto 3 anni a fare un disco, quindi Non cioè, può, certo. posso essere entrata in studio il primo Cioè, di è un risultato gennaio. molto immediato, però è frutto di un lungo, credo, immagino, Sì, pensiero di Malika con Malika. assolutamente. Assolutamente sì, è un po' come quando vai a fare un concerto, no? Tutto si misura in quell'ora e mezza, no? Quando compriamo i dischi dei live è sempre di un concerto, Certo. no? Non di una tournée, no? Quindi, cioè, tu in quell'ora dai tutto quello che hai, ma prima, cioè, c'è tutto il lavoro precedente. Io sono una che non crede tanto né nell'ispirazione né nel colpo di genio, cioè non esiste, tutto viene da, Lavoro, no, cioè, è dal vero, lavoro, dal impegno, sassolino ogni giorno, no? Magari certo. non ci pensi, però lo fai, no? Cioè, non fai tutto intenzionalmente, ma sai che stai andando in quella cosa. E come l'avevo letto in un libro sul jazz, che si improvvisa quando conosci a menadito sia lo strumento che il brano. Diversamente, non stai improvvisando, stai andando a caso, che è un Certo. concetto un po' diverso. Però ecco, diciamo che poi non sai, oggi sono molto felice perché finalmente se ne può parlare, no? Di questo lavoro. E me lo sono ascoltato un sacco prima di sognare Sanremo. Cioè, sono solo, sai, è proprio forse la mia prima opera che sono felice e basta, no? Non sto a Guarda, io pensare, te lo oddio, come ne esatto. parleranno, Ma ecco. posso dire che ci credo ciecamente perché appunto ci siamo parlati tante volte nel corso degli anni e raramente ti ho vista con tanto entusiasmo. La battuta è, perdonami la volgarità della battuta perché è volgare, ma credo che si capisca. Non ti sei più stata sul cazzo, cioè a te stessa, cioè, Esatto, un po' meno, se esatto. posso Poi... esatto, spiegarlo in maniera poco letteraria, cioè sembra che alla fine. no, hai ragione, hai ragionissima, Renato. Tanto che quando mi sto sul cazzo mi dico, cioè, Ayan, mi stai veramente sul cazzo, e quindi passa veloce, no? Passiamo oltre, esatto. Va bene. Senti, per chiudere, qual è, c'è una domanda veramente stupida, ma è quella che fanno tutti i giornalisti tutte le volte perché risolve un problema pratico. Esiste una canzone, secondo te, del passato e una delle tue di oggi, di quest'ultimo disco, che da sole potrebbero raccontare tutta Malika Ayane? Accidenti, ma che dovremmo fare uno di quei mashuponi complicati. Però c'è Certo. una canzone a cui voglio tanto bene, che era in If, che si chiama Ansia da felicità, dove cioè in cui appunto di questo senso della paranoia, del sentirsi costantemente irrisolti, anche se è descritto con molta delicatezza, un po' parla di quello, e, insomma, di come sono stata. Cioè, a perdere un botto di tempo Ma fino certo, è all'altro possibile, come facciamo tutti del resto, come ieri. Cioè, facciamo. non E è male invece invecchiare, me lo son no, alla detta. fine no, devo dire, io lo odio, ma non è male. Però invece di quest'ultimo disco, secondo me se c'è un pezzo, al di là di Ti piaci così, che secondo me è un buon manifesto per spiegare tutto l'album, però al di là di quello che è un singolo molto forte, ma ci sono altri pezzi che secondo te da soli
reggeranno nel tempo, perché non sono soltanto legati al momento, ma vanno oltre. Ah, secondo me, lo dico con la massima presunzione, senza vergogna, ognuno di loro ha Buona un vita. contesto, sì, ha una vita sua. Un'altra volta sono riuscita a fare un disco con pezzi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma che sono perfetti per stare tutti insieme in una cosa sola. E quindi, proprio, cioè, stasera mi apro una boccia buona e mi Beh, alla festeggio alla grande. grande. Allora, prima di salutarci, è ovvio che ti debba chiedere, hai già programmi per questo come dire, incomprensibile futuro? Cioè, la band l'hai messa in piedi, siete pronti, appena ci danno il via si parte? Allora, penso che, visto che in Italia dobbiamo navigare ancora più a distanza, partirò col fare cose microscopiche all'estero, no? Quindi dei piccoli recital con i miei musicisti anziani, quindi quelli che suonano con me da una vita, e per cui che siamo uno, due o tre, ce la possiamo cavare su un palco proprio alla randagia. Quindi riparto dai miei 20 anni, ma in altri paesi. Va bene, senti, io ti ringrazio infinitamente di averci, come dire, dato un po' del tuo tempo in questa giornata. Ti faccio i miei più grandi complimenti perché il disco, ripeto, mi è piaciuto molto e sono molto contento di averlo potuto ascoltare. Quindi speriamo di rivederci e di risentirci presto anche insieme dal vivo. Va bene? Sì, con piacere. Grazie, 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 Ernesto, Grazie a sempre un te, piacere. grazie a voi Ciao, per ciao averci e ciao a seguito. tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao.